Eccoci qua. Ciao, ciao, come buonasera, state? Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, giornata interessante oggi, perché si era detto partiamo di Quake. Poi... invece, è andata così. Ma sì, infatti, è andata così. Ma lo sai, io partiamo subito da leviamoci il dente. È chiaro che ognuno di noi definisce sempre i lutti in base a quanto le toccano, no? Cioè, tipo, sì, vabbè, sta cosa mi interessa, sì, beh, è importante. Io ammetto, tutto sommato, Berserk l'avevo letto e non letto, poi adesso lo recupererò perché ovviamente, diciamo, era arrivato un po' avanti, poi mi era giusto il periodo in cui avevo mollato gli anime e così via, poi sai quelle cose, è difficile, ti metti a riprendere, no? Dici, madonna, c'ho da leggere 400 tankobon, ma che è sta follia? Però ammetto che sta morte così... Ma... Vabbè, sai, è un po' complicata, nel senso... Sì. Un po' perché era quasi annunciata, no? Nel senso... è un discorso che poi magari facciamo più avanti, però la vita dei mangaka è piuttosto complessa e i casi dei mangaka con malanni stanno diventando sempre più, più frequenti e più gravi, oltretutto. Poi Berserk è comunque un manga molto importante anche in termini generazionali, anche per l'Italia, nel senso Kentaro Miura alla fine è il primo di una nuova generazione di mangaka che arriva in Italia sostituendo i grandi che avevano invaso e fatto il mercato, quindi dopo che da noi era arrivata la prima grande ondata in cui tutto quello che veniva pubblicato era bellissimo, perché chiaramente non avendo pubblicato niente nel mercato giapponese c'era una mole di materiale da pubblicare infinito, quindi in Italia iniziano a pubblicare tutto, capito? Iniziano con Ken Guerriero, Ghost in the Shell, sì, Takahashi, poi cosa c'era? Masakatsu Katsura, cioè, Akira, cioè, c'era, i primi anni di pubblicazione dei manga in Italia sembravano che ogni minuto arrivasse un capolavoro, arrivava il Devilman de Nagai, che non era mai arrivato prima, arrivava una prima edizione dello Wolf and Cub. È chiaro, no? Tu c'hai tutto un mercato che c'ha decenni e decenni di storia e tantissimi cavolieri dentro, non è mai stato pubblicato in una nazione, inizi a pubblicarlo e fai cherry picking, prendi tutte le ciliegie, il meglio. Diciamo che era facile. Sì. Era facile, c'avevi un materiale enorme, voglio dire. Decenni e decenni di pubblicazioni. Poi c'è stato un periodo di vuoto, perché il mercato era stato letteralmente spolpato. Quando arriva... Poi ci sono anche le mode... Magari era anche un po' fatto, ma era effettivamente finito il materiale di prima qualità, cioè il materiale di prima qualità l'avevamo pubblicato in un periodo di tempo velocissimo, avevamo recuperato il gap col Giappone, tutto quello che spiccava in assoluto era stato pubblicato da Akira Toriyama, pubblicato già tre volte, appunto alla Takashi, a Ojo e compagnia, era stato spolpato. Quando arriva Kentaro Miura, Kentaro Miura è una novità per l'Italia, ma è relativamente nuovo anche in Giappone. Nel senso, 98? Sì, vado a memoria. Sì, è un manga nuovo, quindi con un gap di anni molto limitato tra l'Italia e il Giappone, che è un fenomeno lì che diventa un po' un fenomeno qui. E da noi arriva in maniera strana, perché per quanto il Giappone era già esploso, quando arriva in Italia qui non c'è un perché stanno pubblicando Berserk, perché sai, quando pubblichi Ken il Guerriero c'è stata la serie televisiva, c'è stato i tanti passaggi, videogiochi. Sono quello che gli inglesi chiamerebbero no-brainer. Cioè, ovvio, come pubblica Lamu o come pubblica Dragon Ball. Berserk arriva nel catalogo Panini e è uno dei tanti nuovi manga in una scena che in quel momento non sta dando grossi scossoni. E se prendi il primo numero, puoi anche, se non ci badi troppo, bypassarlo come uno dei tanti nuovi manga e sta lì. Nell'arco dei 3-4 numeretti, perché poi i numeri... No, comunque ho detto una cazzata, perdonami. Non 98, 89 in Giappone, 89, da noi 96, sì, sì. 96. Sì, sì, sì. 96, e... quindi post prima ondata, sì. Sì, assolutamente. Quindi arriva sto manga, legge il primo numero, fai mezzo Kenshiro mescolato con l'armata delle tenebre, una cosa così. Una roba fantasy. Tempo quattro albetti e il tratto di Kentaro Miura fa già un balzo quantico di qualità. La storia acquista tutte le sue caratteristiche e comincia a dire ok, no, fermate un secondo, siamo davanti a qualcosa
più significativo. E molto, per esempio, anche del successo della Panini, della Panini nell'ambito del manga, della Planet Manga, è legato a Berserk. Sì, appunto, È uno come dei mettono primi. nei, sì, è come ti mettono nei commenti. È proprio è tutto un insieme, no? Cioè, la Planet Manga arriva sul mercato, esce questa cosa che la Planet Manga fa tutta una serie di esperimenti sul formato, sui titoli nuovi, perché poi quando la Planet Manga arriva c'ha veramente un problema, perché la Star ha pubblicato tutto quello che era grosso giapponese in quel periodo. Quindi è una scommessa forte su un titolo che in Giappone va molto forte, ma che non è detto che in Italia sia lo stesso, anche perché non c'è una serie televisiva a lanciarlo, non c'è Sì, neanche un non c'è un internet. substrato, non c'è uno Sì. storico, non c'è E non nulla. c'è Sì, sì, internet sì. che te lo sostiene. Guadagna il successo in Italia esattamente per lo stesso motivo per cui lo guadagna in Giappone, perché è una bomba di manga. Guarda, invece Quindi forse su internet mi viene da dire anche che all'epoca 96, forse i primi blog, per carità, era piccolissima internet per un detto c'erano i discorso. social, però, Lore. No, c'erano quei C'era. siti speciali. Tanto credo che nella subcultura italiana di internet gli anime e manga svolgono un ruolo importante, Enorme. importantissimo. Però sì, non è, chiaramente andare su internet all'epoca voleva dire rivolgersi a una nicchia della stranicchia. E che non te creava quell'humus che si crea No, adesso no, quando lo no, no. senti antichi, cioè che i fenomeni sono contemporanei perché i social americani ti rimandano sui social italiani perché è lo stesso social, quindi tu Esatto. vedi Cioè le non hai stesse l'oh, è cose. uscito un nuovo show insieme a My Hero Academia, oppure è uscito Dragon, questo Demon Slayer è fighissimo. E poi hai citato due casi che erano sostenuti da serie animate. Appunto, tra l'altro sono pure serie animate. Berserk no, arriva dopo. Berserk no. E il 2 arriva lì, che è un fulmine a ciel sereno. C'è pure da dire che Kentaro Miura arriva al successo con Berserk, perché ha fatto delle opere prima, ma sono delle Certo. opere che molto marginali in Giappone stesso. La sua storia, peraltro, è una storia di un'esplosione molto immediata, nel senso che lui si ritrova a giocare a un livello altissimo da giovanissimo. Ha frequentato le scuole, fatto tutte le scuole accademiche di disegno, poi ha iniziato a fare un percorso tradizionale per i mangaka, quindi ha partecipato ai concorsi, ha fatto dei doujin, ha preparato un primo albo che si chiama Berserk Project, che contiene in nuce tutti gli elementi di Berserk, ma non è ancora Berserk. Poi, se non sbaglio, fa un primo manga che si chiama Il Lupo Bianco. Ah, sì, il re lupo. Il Re Lupo, sì, il Re Lupo, a cui poi segue un ritorno, ne fanno due, di cui Sì, uno nel 90 la leggenda il del re secondo, lupo. la seconda storia legata al Re Lupo è un prequel ambientata prima, che è il suo primo lavoro effettivamente professionale. Dopo il Re Lupo fa immediatamente Berserk, che non parte subito a bomba, tant'è vero che fa altre cose dopo, ma lo diventa, e a quel punto diventa la sua principale occupazione. Peraltro c'è una leggenda che lui fosse l'assistente di Tetsuo Ohara su Kenshiro, non è vera, lui era l'assistente di Joey Morikawa, che è l'autore di una serie di box amatissima in Giappone, che non è Rocky Joe, che punta al meglio, come era il primo passo, Hajime no Ippo, in Giappone è famosissima. Se si guarda, è divertente, peraltro, la capigliatura del pugile protagonista di Hajime no Ippo, ritroviamo Me lo vado a cercare subito. la capigliatura di Guts, del nostro Gatsu, come tradotto dalla Panini. Nella creazione di Berserk, lui dice di rifarsi fortissimamente a una saga di romanzi fantasy giapponese che si chiama Gin Saga, che è una saga me che mescola tanti elementi, tanto del fantasy europeo e nordamericano, quanto dell'universo mitologico giapponese. Poi però nell'opera in sé, anche nei disegni, nelle cose, i riferimenti sono abbastanza evidenti, nel senso noi ci ritroviamo dentro appunto
tantissimo Ken, è per quello che si è creata la leggenda Certo. dell'allievo, perché il primo Questo era episodio, Jimeno Hippo. sì, Esatto. infatti, perché il primo episodio è quasi imbarazzante il parallelismo con Kenshiro. Se si prende il primo episodio di Ken, il primo episodio di Berserk, per grammatica narrativa, per grammatica della gabbia della tavola, per distribuzione dei pesi all'interno della storia, degli elementi, per figure che sono quasi sovrapponibili, il primo episodio di Kenshiro e il primo episodio di Berserk si assomigliano in maniera terribile. Ma poi anche un Terribile certo uso, se vogliamo, del mantello, di una appunto. Sì, certa epica dell'eroe capisco. solitario, no? Lui arriva esattamente come Ken, trova un personaggio come Bart subito, tempo zero, e quindi c'ha subito una spalla comica che in qualche misura gli fa da contraltare, si scontra con i punk, che nel caso specifico so degli Soldati. armigeri, sì, Sì, degli sì, sì, sì. armigeri di sto posto, che ci stanno. Ma anche la costruzione della pagina è davvero molto simile, anche le soluzioni, una certa rigidità, come O'Hara aveva delle rigidità nel primo episodio di Ken, le stesse rigidità le possiamo Cioè, ritrovare dici nel primo proprio episodio. nel muovere il Sì, corpo. Sì, 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 nelle sì, sì. pose, nel modo in cui sceglie di fare determinate stilizzazioni che sono proprio quelle di Tetsuwara. Chiaro che dentro c'è altro, c'è per esempio un uso del tratteggio che già lì è molto particolare, c'è un chiaro debito a Gonagai che poi si protrarrà per tutta l'opera, ma è andando avanti che poi troviamo l'esplosione di tutti i riferimenti, perché chiaramente Berserk è uno strano prodotto, perché un po' perché i prodotti giapponesi vengono fatti in corsa e quindi certe scelte e certi omaggi non si sa quanto sono meditati, ma derivano sicuramente da una passione estemporanea, forse non troppo pensata, no? Dentro Berserk troviamo gli alieni di Mars Attack, C'è di tu, è vero, c'è di tutto. troviamo la Cioè, maschera del fantasma qui del vedi, è proprio la prima pagina, è palcoscenico. proprio prime pagine queste, Sì, le prime clamorosamente. pagine sono proprio Ken fatto e finito. E che poi, peraltro, Hellraiser, Escher, c'è di tutto comunque. Se sì, lui mescola, fa un. che però se ci pensi è la stessa cosa che faceva O'Hara Sì, su sì, sì, sì. Kenshiro, no? Dentro Kenshiro c'è Obi-Wan Kenobi, Padre Pio, Boy George, Stallone. Mad Max, base, Sì, c'è di vabbè, tutto. quello. Bruce Lee, c'è tutto, c'è tutto, ci metti tutto, sì. Che poi, secondo me, è una cosa bellissima che mi piace molto a me dello sguardo giapponese. Loro prendono dall'Occidente, prendono questa cesta di riferimenti e li mettono come vogliono loro, in Sì, base e la a cosa più un. interessante è che nella sua passione poi per un certo tipo di fantasy europeo e nordamericano, Miura fa un lavoro che poi diventa seminale per tutto il mondo dell'intrattenimento giapponese, perché si appropria di quelle cifre stilistiche, le reinterpreta secondo una visione personale e giapponese e ne ottiene qualcosa di nuovo, quel qualcosa di nuovo che poi diventa la base, per esempio, entrando nel tuo ambito, di tutta l'estetica dei From Software. Eh certo. I Souls, se si chiamassero gioco ufficiale di Berserk, saremmo tutti più contenti, così non dovremmo vedere quel gioco orribile che ha fatto la Bandai su Berserk. Ma poi se ci pensi anche le influenze che prese dal Dorè o dai quadri di battaglie Sì, rinascimentali, medievali. Poi se ci pensi il anche Dorè, proprio nelle pose, queste pose spesso sono queste sì, lance piegate, qua certe veramente. volte rigide, perché una cosa figa che è anomala della caratteristica del tratto di Miura è che spesso è rigido nelle pose, specie nei primi Certo. albi, proprio rigido, ma non è una rigidità di non sa disegnare, perché poi quando non vuoi essere rigido fa delle tavole, di una potenza dinamica C'ha incredibile. questi fendenti che Gatsu tira fuori a un Sì, certo punto che sono. quando è rigido perché si rifà a un certo tipo di iconografia europea di un certo tipo di quadri, e quindi tu ti ritrovi quel tipo di rigidità anatomica Io penso. mescolata dentro una narrazione completamente diversa, ecco lì che ottieni un Cioè, io penso a queste cortocircuito. cose qua, cioè penso a questo genere di fissità con questi corpi immobili, cioè, mi è Sì. piaciuto tantissimo a me queste robe qua. E vabbè, questo lo guardo dopo. E questa intanto è la prima cosa. C'ha un impatto devastante, dicevo, sull'immaginario collettivo giapponese, Certo.
se noi riflettiamo veramente, From Software, io spero che gli mandasse un cesto di frutta a Natale tutti gli Sì, anni. perché fondamentalmente l'epica marcia disturbata, mostri deformi, spadoni, Ma l'idea di prendere l'armata armature. delle tenebre, perché poi quello fa, no? Nel senso, Sì. Gatsu c'ha tutta una serie di elementi che derivano direttamente dall'armata delle tenebre, dal braccio meccanico che è tanto balestra quanto cannone, Che al forse modo la in roba più pulp che ci ha sì, messo dentro lui, al veramente. modo in cui va a affrontare i cattivi, cosa è il tipo di idea, cioè l'idea sta tutta lì, è tutto il germe che Raimi semina dentro all'armata delle tenebre, cioè un medioevo reinventato secondo ottica, in ottica quanto più fantasy e cacerona possibile e quanto più cubo possibile. Elimina tutto il lato divertente, ci mette Kenshiro al suo interno e ottiene una mescola che è completamente inedita. E visto che c'è questo tratto, che è un tratto in costante evoluzione, che va alla ricerca principalmente di un lavoro sul semitono infinito, ecco lì che ci infila dentro il semitono del Dorè, i tratti della violenza di Gonagai, e quindi già un melting pot che già esiste, perché oltretutto Gonagai è un fissato del Dorè, è un fissato della Divina Si è Commedia, rifatto Dante, voglio quindi dire. è tutto un cortocircuito di cose che si incontrano e si parlano. Ecco lì che c'è una roba che è seminale. È seminale, potentissima, c'è un successo clamoroso, ne fanno delle serie animate non riuscitissime per molti versi, va molto bene, tutti gli sta piacendo molto, dicono è un gran fumetto, e poi arriva l'epoca d'oro. L'epoca d'oro sposta è un gran fumetto a capolavoro. Kentaro Miura alza la qualità del suo disegno a livello fuori scala, costruisce la narrazione tutta in flashback, che è una cosa abbastanza tradizionale dei giapponesi, di prendersi una pausa dalla narrazione principale per costruire flashback lunghissimi che vanno a approfondire i personaggi. Nel caso del periodo d'oro è C'è tutta la il legame narrazione, con il sì, il principale legame con Griffith, antagonista. sì, con Griffith. E costruisce dei personaggi meravigliosi, da Corpo a Casca in una maniera fantastica, dà una nuova caratteristica a Gatsu, perché Gatsu fino a quel momento era veramente poco più di un Ken, attraverso quel periodo invece diventa tutto un altro personaggio, un personaggio che ha sofferto, che per quanto sia tosto e duro se ne curano spesso, anche letteralmente. Si parte, tra l'altro, parte proprio letteralmente con una scena che Sì. non vedi tanto spesso, Sì, perché ecco una e cosa comunque è veramente c'è sempre lo equilibrio. sconfitto, no? Nel senso, comunque la forza di Gatsu non è il fatto che è un uomo così forte da brandire una spada, che non è anche una spada, ma un pezzo di ferro che nessun altro potrebbe brandire, è il fatto che nonostante continui a perdere, perché poi è quello il punto, Gatsu continua a combattere, quindi continua a rialzarsi, continua a affrontare questa apocalisse e queste difficoltà infinite durante la sua vita, e per quello è un personaggio. Sì, perché lui prende l'idea dello shonen, no? Personaggio forte che incontra gente sempre più forte, subisce, patisce, però alla fine vince e trionfa. Goku. No, lui prende solo schiaffi, ma la sua caratteristica principale è quella appunto di alla fine in qualche maniera essere sempre l'ultimo in piedi. Sì, e poi del fatto che attraverso quella sofferenza trova l'umanità tutta sua, Sì. perché c'ha delle frasi, no? Quella come una delle frasi più belle è: le mie mani hanno toccato meno cose di quanto la mia spada ha toccato. Che è una roba che ci pensi in seconda, è da esplosione su un personaggio che vive tutta la sua vita nella violenza e per la violenza, e che solo attraverso Casca, che comunque gli viene strappata, e Griffith, che comunque gli si è rivolta contro e lo vende, aveva trovato una forma di umanità. Il personaggio che è uno sconfitto, è un dato di fatto, e quello è meraviglioso. Cioè, non è Ken, che noi sappiamo che comunque trionferà. Guts è un personaggio che noi sappiamo è destinato a essere sconfitto, perché è un uomo contro forze immani. La sua rivalsa, la sua vittoria è il fatto che poi sta in piedi, continua a combattere nonostante non abbia neanche una speranza. In tutto questo, quella parte lì fa passare Miura da essere un fumettista di belle speranze con una serie che sta andando abbastanza bene,
lo proietta nella stratosfera Ha un totale. cazzo di semidio, sì, Sì, fondamentalmente. scatta l'isteria, scatta il fandom, e qui iniziano i problemi grossi, perché il tratto di Miura è un tratto molto complesso, richiede tantissimo tempo, e più lui diventa bravo, più le tavole diventano impegnative, più la ricerca del segno diventa impegnativo. Ha dei problemi grossissimi a lavorare con gli assistenti, per parecchio tempo non riesce a lavorare con gli assistenti e continua a fare tutto lui, quindi riduce la sua vita a zero. E ora arriviamo poi al punto di come vive un mangaka medio. Sì. E quando arriva a quello che è forse l'apice del suo successo, la tradizionale costanza di pubblicazione dei giapponesi inizia a vacillare. Gli episodi incominciano a saltare la cadenza settimanale, incomincia a rallentare pesantemente il suo ritmo, e il fandom gli si rivolta contro, diventando quello che non lavora. Che sta sempre indietro col tempo, a Miura non ci farà mai finire, deve vedere come finisce la storia, non sa quello che sta facendo, lui ci mette del suo, se perde No, una ma infatti è sottotrama fantasy interessante. o le fatine che lasciamo perdere. Io leggevo delle interessanti comunque in questo turbinio di cose dette in questo periodo, che alla fine Berserk rappresenta anche un monumento alle difficoltà del creare qualcosa che nasce da un'urgenza creativa forte, no? Perché comunque cioè, si vede che uno c'aveva qualcosa a dire e l'ha voluta dire in qualche maniera. Ma ti dimostra anche quanto sia difficile, quanto a volte la testa faccia dei giri nelle Ma sottotrame, cioè. tu per capire È un un po' come monumento a navigare. tutto, alla creatività, anche quando sbaglia proprio, o comunque quando Guarda, ci sembra sbagliato. stanno qualche manga che raccontano la vita dei mangaka. Generalmente lo fanno con tono ironico, che poi Sì, c'è c'è la la mostruosità quella che di c'è Anno, sotto. no? Se non Sì, ce sbaglio. n'è una di Ojo, c'è no, c'è il libro Della scritto moglie dalla di moglie. Anno, Della sì. moglie di Anno, c'è il libro scritto dal creatore di Pollon, che quello è piuttosto drammatico. Però il punto è come funziona di media la carriera di un fumettista giapponese. Intanto come inizia? Inizia già da scuola, perché c'è il club di quelli che vogliono fare i manga, se ci iscrivi, entri nel club e inizi a fare manga. Che poi il tutto si inserisce in un contesto giapponese in cui sei indirizzato Certo, quasi ovviamente. nella preadolescenza. Certo, quindi tu già a scuola, se vuoi fare mangaka, c'hai delle possibilità di iniziare a confrontarti con un mondo che, se non è del lavoro, gli assomiglia molto, che è quello poi dei doujin, delle pubblicazioni amatoriali, che non significa solo fumetti porno, ma significa tutte le pubblicazioni amatoriali giapponesi. Questi club si mettono lì e fanno i fumetti, e se seguite la scena doujin giapponese, vi renderete conto che il livello tecnico di questi ragazzi aspiranti è già fuori scala. Cioè, fuori scala per l'utilizzo dei retini, per la fatica, l'impegno. Poi, quando tu fai doujin, ci stanno varie possibilità. Una possibilità è che tu diventi l'assistente di qualcuno, al che entri in quello studio e ti fai tutta la gavetta d'assistente, fino a che il tuo maestro, il tuo sensei, non dice che sei pronto e ti presenta la casa Una editrice. roba rinascimentale, Sì, a quel quasi. punto la casa editrice ti affida un progetto, vede se c'hai. Quando ti affida un progetto ne parliamo poi, perché pure lì è un discorso diverso. Il secondo punto sono i concorsi, in Giappone sono tantissimi, tutte le riviste fanno tantissimi concorsi per la pubblicazione, tu mandi il tuo materiale, speri di vincere un concorso e speri di arrivare alla pubblicazione su Shonen Jump o una di queste. Il terzo modo per diventare un mangaka è lasciare le storie nella cassetta delle case editrici. Fantastico. Sostanzialmente le case editrici hanno una cassetta in cui la gente va lì e lascia le storie, okay? Con i loro dati, e lascia storie finite. Quando uno di questi settimanali, in Giappone il fumetto è pubblicato principalmente su base settimanale in riviste ad altissima foliazione, quindi dei Sì, c'hanno mallocconi questi alti tipo così. Shonen Jump, ste Sì, cartacce brutte, sì. che pubblicano le storie serializzate a 20 pagine a settimana, e ogni tanto c'hanno i buchi, spesso c'hanno i buchi. Quando c'hanno i buchi vanno a vedere nella cassetta che cosa è arrivato e scelgono le storie. A quel punto ti contattano, ti pagano la storia. Se la storia ha un buon eco, magari te ne danno un'altra. Certe volte certi autori vivono per tantissimi anni delle storie lasciate nelle cassette. Addirittura ci sono degli autori che vivono esclusivamente di questo, perché sono dei filler fatti e finiti. Madonna. Ma come si passa da mi hanno pubblicato una volta su una rivista a divento un fumettista?
riviste giapponesi, e questo trasforma il settore in uno dei più competitivi, peraltro, e anche più difficili, fanno tantissimi sondaggi con i lettori. Praticamente ogni settimana i lettori votano le cose Infatti che lo gli dicevano in sono chat che c'è il sondaggio di gradimento. piaciute. Esatto. E se una serie, capito, pubblichi un episodio di una cosa e quell'episodio ottiene un gradimento alto, la casatrice ti chiama e ti dice: oh, ti continuiamo a pubblicare, fammene un altro, fammene un altro, fammene un altro. Se a quel punto il gradimento funziona, tu hai dimostrato di poter realizzare quelle 20 pagine settimanali che ti richiedono, diventi un mangaka. Ti viene affidato un editor che ti segue e fa in modo che tu rispetti le scadenze, e ti viene affidato un progetto lungo, un progetto che continua a esistere solo in funzione di quanto piace ai lettori, quindi sempre in funzione dell'indice di gradimento. Quando hai pubblicato abbastanza episodi, il tuo progetto ha ottenuto abbastanza voti sull'indice di gradimento, il prodotto viene ristampato nella forma dei tankobon, dei libri che conosciamo, dei manga effettivi. A quel punto cominci a vivacchiare, ok? Perché hai dimostrato di poter tenere la serialità e di poter arrivare a creare un progetto che magari non è una serie infinita, ma so 5 volumi. Beh, 5 volumi sono Poi non qualche so migliaio di onestamente pagine. lì come funziona la. Aspetta, che mi si è sfocata. Come funziona la questione del pagamento, dei diritti, quanto pagano. Non credo sia altissima, però. No, il pagamento è alto. È Il alto, pagamento, ok. se dall'inizio sono buoni pagamenti, però ci devi tenere conto di una cosa: se non incontri insuccesso e c'è bisogno di qualcuno che ti aiuti, lo devi pagare di tasca tua inizialmente. E quindi il tuo pagamento a tavola lo devi smezzare con uno o due assistenti che ci stanno dietro. Se non rispetti le consegne, sei finito, specie nella prima fase della tua vita. Se non rispetti una consegna di 20 pagine a settimana, tu non pubblichi più. Per Se non far capire sbaglio, cosa, ne sì, per parlava far capire cosa Igort. che Vai. Igor ha fatto una brevissima carriera in Giappone proprio per questo motivo, brevissima per questo motivo, era entrato nel meccanismo, ma poi lo ha ammesso, l'ha raccontato lui stesso nei suoi libri, non riusciva a stare dietro alla richiesta giapponese delle pagine. Perché c'è un'altra cosa da chiarire. Un fumettista francese fa 5-7 pagine al mese di media. Un fumettista italiano ne fa 13-15 di media. Un fumettista americano ne fa 20 al mese. Il fumettista americano di solito poi c'ha l'inchiostratore, quindi fa 20 matite al mese, non 20 tavole finite. Mamma mia. Il fumettista giapponese fa 20 pagine al mese complete di kine e retini. Quindi stiamo a parlare di una cosa che non te lascia vi la vita. Lo E poi magari è una storia sua, quindi c'è anche una questione di devi lavorare su scrivere, la tutta la devi scrittura, cioè scrivere. non è che. Non in giapponesi lavorano principalmente su storie con singolo autore. Quindi quel singolo autore, specie nei primi anni di vita, quando non è la casa editrice a pagare gli assistenti, fa un lavoro massacrante, pagato in maniera relativamente buona, ma dipende appunto se te paghi degli assistenti da solo, ha dei ritmi folli. Avevano pubblicato un po' di tempo fa la schedule del lavoro mensile di un mangaka medio, e c'aveva un pomeriggio libero al mese. Pomeriggio libero al mese, che significa che lui lavorava dalle 8 del mattino a mezzanotte ogni giorno, e c'aveva un pomeriggio libero al mese. Da noi, quando si fa la gavetta e si lavora tanto, pagati pochissimo, io mi ricordo il periodo più intenso con un mio amico, facevamo 40 pagine al mese e morivamo, e con delle tavole infinitamente più semplici e più grezze di quelle dei Sì, giapponesi. in alcune appunto magari c'hai due o tre primi piani, ma poi avviene una pagina più grande, ma lui quasi sempre fa tutte queste situazioni bizantine, terrificanti. In generale, i fumettisti giapponesi di grande successo hanno degli stili ricchi, e aggiungici pure il peso dei retini, che è un passaggio in più. Pensa a Otomo, solo i fondali d'Akira. Otomo è riuscito a tenere la produzione d'Akira in piedi col suo studio di assistenti mentre faceva il film, uno dei film d'animazione più belli della storia del mondo. Cioè,
un tipo di produzione del genere, un tipo di struttura del lavoro del genere può funzionare solo in una nazione che si è inventata una parola romantica per dire morto per troppo lavoro. Sì, c'hanno una parola, adesso mi sfugge, sicuramente magari È una qualcuno lo nazione conosce. appunto basata appunto sul concetto di gambare, cioè Sì, di sì, ci sì. aspettiamo tutti che tu dia il tuo meglio, ma io veramente no, no, sappiamo che lo farai, ma io ok, potevo, sì, comunque sì, loro hanno da noi non potresti fare una roba, ma anche a livello Karashi ci dicono Karashi, Karashi o sì. Karoshi, Sì, che Karashi. significa sostanzialmente morte, morte per overburn, perché si è fuso, si è consunto sul lavoro e non la dicono come una cosa proprio terribile, è una parola romantica. Roba che può capitare. Lo metti sostanzialmente in conto. Se tu guardi le ultime dichiarazioni, le dichiarazioni di Miura che lasciava a margine delle tavole quando faceva le vignettine Sono una scherzose che roba raccontava, una roba agghiacciante, tristissima. agghiacciante. Non ho visto i ciliegi in fiore neanche quest'anno, da anni non li vedo più. Una Vado roba, avanti a capito? barrette. Sì, va avanti a berrette. C'è un'intervista con un americano in cui dice che beve solo caffè e che gli fa male allo stomaco. Un'altra che dice: mi sono sentito male per l'ennesima volta, per l'ennesima volta sono svenuto. E, cioè, è una persona che, mentre il mondo gli stava a dire: sei una merda, non finisci le tue cose, stava a morire sul tavolo. Cioè, stava a morire su un tavolo di disegno e poi arriva lo stronzo e fa: perché non ha smesso? Per un sacco di motivi. Il primo motivo è prettamente culturale, cioè Non era previsto che succedesse. Non puoi voltare le spalle al tuo padrone, alla tua casa editrice. Pochissimi autori giapponesi e solo recenti e giovani o quelli più punk del passato hanno mai voltato le spalle alla casa editrice e gli hanno detto: oh, sapete che c'è? Andatevene a fanculo, il fumetto tanto vende, quando lo faccio e lo pubblicate perché so che lo volete pubblicare perché c'è i soldi. Uno come Oda. Gli hanno dovuto imporre una settimana di stop ogni 4 settimane di lavoro su One Piece, perché altrimenti moriva sul tavolo pur di stare dietro alle consegne. Ma Cioè, la pensa casa che editrice. Miyazaki, prof animazione, come si tortura ogni volta da solo No, e no, no, come. no, 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 Miyazaki tortura quelli sotto di lui. Eh no, tortura se stesso come tortura il popolo e soprattutto il figlio. Se tu guardi le dichiarazioni di chiunque ha lavorato con Miyazaki e poi ha smesso, ti parlano dell'inferno Ma nascosto infatti si dice dietro. sempre, noi si dice sempre su Telegram, ci sono due Miyazaki, quello buono e quello che ha fatto Dark Soul. Quello cattivo Sì. è quello che ha Sì. ammazzato il figlio, che fondamentalmente Ma uccide il e figlio il ogni volta. figlio è a margine, no? Cioè il figlio che tu ti acconto di come può essere una persona che esce dall'anteprima del film del figlio che lui ha prodotto. E dice: beh, sì, sono un po' imbarazzato. Cioè, È ancora un ragazzo, dice, è tipo, ancora un non. ragazzo. Cioè, l'hai prodotto Vedi? te, è tuo figlio, è l'anteprima. E ai giornalisti dici: beh, sì, ancora un ragazzo, è inesperto. Cioè, Figlio con la pala, cioè, che devi no, vabbè, fare? ma le dichiarazioni dei dipendenti di Miyazaki, di quelli che hanno lavorato per lui, ti parlano di uno degli ambienti di lavoro più difficili e massacranti di sempre. Però, ripeto, in Giappone sono quelle che se c'è un intervento da fare sulla strada o un intervento da fare comunque in tempi rapidi, mandano una squadra di 8 persone, 4 lavorano, 4 dormono lì sul posto di lavoro e quando quelle 4 sono sfinite dopo 20 ore di lavoro, partono le altre. Non lo so, cioè, capisco che sia una forma di bushido fondamentalmente distorta nella loro testa. Sì, Vabbè, è un discorso che è legato un po' alla ricostruzione post-seconda guerra mondiale. Il Giappone si è rimesso in piedi in un tempo record grazie all'impegno sovraumano di tutta la popolazione. Sta cosa, voglio dire, negli anni Ottanta ci hanno subissato dei documentari sugli operai giapponesi che arrivano e cantano l'inno della compagnia, no? Non è che sia tanto diversa da quello che c'avevano prima, cioè il concetto del samurai che significa colui che serve il daimyo, cioè comunque rimane codificato in uno strato profondo e terribile del sistema giapponese il fatto che il tuo padrone è la persona a cui tu devi immolare la vita. E se poi a questo ci aggiungi un esercito di fan che sono quelli che ti hanno dato il successo e che ti hanno dato la ricchezza, che non ti puoi godere, però che ti hanno dato la ricchezza, a cui tu senti di dover dare qualcosa,
Ecco lì che uno come Miura muore, perché c'ha un tratto che non è minimamente compatibile con i tempi di produzione giapponesi, non abbassa gli standard, ma anzi li alza numero Via dopo via. numero in termini di qualità di disegno, e non puoi non venire stritolato se non riesci mentalmente a uscire da quella condizione. Ma in Giappone ce l'hanno fatta in pochissimi, o quelli che si sono ammalati. Quella gli si è bloccata le mani, quell'altro ci ha avuto un crollo mentale, uno ci ha avuto un Sì, tumore. perché poi ha avuto una dissezione aortica che è proprio una morte da stress e da fatica, Sì, cioè ma non poi c'è. hanno detto che derivava dai stimolanti, da un eccesso di stimolanti, quindi cioè, proprio non c'è scampo, l'ha ammazzato il lavoro, solo che dici, l'ha ammazzato la sua psicologia in parte, l'ha ammazzato il suo uditore in parte. L'ha ammazzato la cultura giapponese? In parte. L'avevamo ammazzato noi? Assolutamente. Perché le pressioni fatte dai lettori sono state letali. Ma voglio dire, ieri ho letto un commento che era uno sopra, scriveva: è morto Kentaro Miura, riposa in pace. Il commento sopra era: sì, riposate un altro po', che così con il berserk lo dicevo, mannavi domani. E tu fai, vabbè. Complimenti per il tatto. Le reazioni alla sua morte sono state dal fandom semplicemente atroci, cioè si sono viste delle cose inqualificabili, gente rabbiosa. Lo stesso meccanismo di Martin, no? Martin non deve morire perché sennò io non mi posso finire di leggere Game of Thrones, e Game of Thrones non vale più niente se io non c'ho il finale. Ieri sulla mia bacheca qualcuno scriveva che era indignato perché così Berserk non significava niente, era stato un tempo di tempo perso per lui averlo letto, e tu te Madonna fermi e fai, santa. non sei proprio anche, non sei proprio come reagì, perché No, tanto è una roba orribile gli dai quella una che stai testata dicendo. una persona così. Sì, Cioè, non ma c'è poi ti altro chiedi, rapporto. io sai, ti dico, ma pure se pensi una cosa del genere, no? E già c'hai dei problemi per pensare una cosa del genere, ti manca anche quel filtro che ti fa pensare, magari in questo momento sta cosa non la dico, è appena morto, magari me la tengo per me, sta Esatto, cagata che c'ho in testa. sì, poi tra l'altro c'era anche un sacco di gente che diceva, dai, ora gli assistenti lo finiranno, credo. Sì, c'è sta gente entusiasta perché la storia verrà finita dagli assistenti, che sicuramente andranno più veloci di Kentaro. E quindi tutto sommato vedono il lato positivo e ti dicono: ah, che figata che è morto così, so come finisce la storia. Ecco, da autore, e perdonami se lo dico anche, da autore cagionevole di salute, che se le va anche a cercare sotto un sasso. Come la vivi sta roba? Perché so, No, immagino ma che. io ho fatto il giro, per me il fandom deve morire tutto. Io non, il mio rapporto di si è innamorato con il fandom deriva da queste cose. Io non li sopporto, non è che non li sopporto, non c'ho proprio più alcun collegamento e empatia. Cioè, partendo dal presupposto che a me del finale del Berserk, e questo vale 1000 anni fa, avevamo fatto una chiacchiera già insieme su Berserk Sì. qua, e io ho detto: a me del finale del Berserk non me ne frega un cazzo, può durare per sempre, può finire domani. Io il viaggio che mi sono fatto con Miura fino a questo punto è una cosa che mi ha arricchito, perché è un fumetto incredibile, mi ha portato in posti bellissimi, mi ha raccontato storie bellissime, personaggi bellissimi, io sto già bene così. Quindi a me Tra già l'altro, perdonami, si è concluso con delle ultime tavole che le trovo tra l'altro molto belle per certi versi. Questo incontro finale, Gazzo che dice che palle, ma su quest'isola non si può fare un cazzo. È come se Bisogna vedere fosse. se sono le ultime pagine che ha disegnato. Non credo, ci cioè, Non dovrebbe credo, stare purtroppo, un po' di no, non credo. episodi ancora davanti in archivio. Però io, già partendo dal presupposto che questa dittatura, che poi deriva dal fatto che siamo tornati a essere fruitori principalmente seriali e bulimici di storie, che quindi conta solo le storie, tant'è vero che secondo me se ve leggete le opere su Wikipedia e riassunti, ci cioè, fate un piacere a tutti, no? Ve leggete come inizia ogni episodio, è come se quello che succede, vedete il finale e poi siete contenti. Io, se penso che il mondo è indignato ancora oggi, se dici finale di Gotta, arriva qualcuno insultante, e io penso agli anni trascorsi con Game of Thrones, alla qualità tecnica, produttiva, artistica, metta in scena da quella cosa,
può non piacermi qualche soluzione, ma io gli devo solo di grazia a Game of Thrones, cioè è stata una cosa Io bellissima. trovo anche buffa, poiché va bene che siamo in un altro campo e può non piacere, trovo anche buffo il bisogno fisico di alcuni di scanonizzare gli ultimi Star Wars. Cioè, vabbè, magari ne fanno Oh, ti è altri. piaciuto sti cazzi? Cioè, Pazienza, se ne sopporto. fanno dei nuovi, sono contento che mi dicono: no, guarda, ci avevo ripensato. Se non lo fanno, sti cazzi. Cioè, comunque, a Sì. me non Ma poi è. quante chiusure sono effettivamente mai piaciute? Giusto appunto quelle che lasciano sempre un po' tipo il Oh, soprano. ci stanno anche chiusure soddisfacenti aperte. Però se io devo pensare ai miei finali preferiti, appunto, Soprano, non è paese per vecchi. Però il finale di Breaking Bad lo trovo appagante, mi chiude tutto, mi dà tutto, non ho grossi problemi. Nel senso che stanno finali che trovo belli, finali che trovo brutti, ma il punto è che non è il finale a fare la storia. La storia è fatta dal viaggio che ti porta fino a quel finale. E altro punto, Tra l'altro, l'autore Game of di. Thrones col cazzo l'avremmo avuto così senza Berserk. Vabbè. Sì, peraltro. Ma poi c'è un'altra cosa. L'autore non. Mi dispiace dirlo in maniera così brutale, sarò molto brutale, ma l'autore non ti deve niente. questo è un discorso L'autore difficile, sì, che non è sta a fare una facile. cazzo di storia. Quella storia ti può piacere, come la puoi rifiutare, e quella è del tutto lecito. Ma non ti deve niente, non è che si deve sbrigare a fine la storia perché tu la devi leggere. Cioè, la Stephen King raccontava sempre, quando ancora non era finito la Torre Nera, che riceveva tantissime lettere di persone che gli chiedevano il finale, che volevano sapere il finale. E diceva, in particolare, due lettere le avevano colpito, erano una lettera di una vecchina malata che gli aveva scritto perché diceva, mi sono rimasti poche settimane di vita, signor King, che ho capito che non riuscirò a sapere come finisce la storia aspettando i suoi libri, non è che potrebbe dirmi come finisce, ed è un condannato a morte che le aveva messa sullo stesso piano. Mi mettono sulla sedia tra pochissimo, vorrei sapere come finiscono i libri, me le potrebbe dire. E King gli ha detto di no. A tutte e due. Gli ha detto di no e gli ha detto in una maniera con una cosa bellissima. Noi non scopriamo per lo schizzo finale, noi scopriamo per arrivarci. Beh, era una visione molto maschile anche questa, va detto della cosa, No, però e sì. ti dice: non scopriamo per l'orgasmo, Certo, no, scopriamo per tutto quello che c'è prima, cazzo. Cioè, sì, è tutta testa, tutta testa, sì. è una roba che non è solo in quel momento lì, no? È tutto l'atto che ti porta a Sì, quel esatto. momento. Quel momento lì L'attesa non del si. piacere anche, se Ma non vuoi. solo l'attesa, proprio il piacere mentre scopi. Il momento finale della scopata, se ci fosse solo quello, non credo che troveremmo il sesso così interessante. No, in effetti è vero, un discorso interessante, è vero. Non sarebbe probabilmente così. Cioè, e quindi, sai, quando vedi ridurre tutto a Berserker, adesso non vale più la pena leggerlo. No, Ieri questa è una roba che c'è. l'ho letto davvero tante volte perché non c'è un finale. Gente che ieri ha iniziato a venderlo perché era incazzata e non c'era un finale e quindi non valeva più. Gente che invece il valore gliel'ha dato, ho visto ieri. Sì. 6.000 euro su eBay più o meno. Dall'altro, sì. Non lo so, è stata una pagina non particolarmente piacevole. Un Mi po' viene da dirti l'ennesima. l'ennesima, però una di quelle più sgradevoli. Un po' perché, cioè, da una parte ha tirato fuori in maniera proprio concreta che il sistema produttivo giapponese dei manga, in generale del lavoro giapponese, è delirante, ma che poi non è un discorso, perché poi la mentalità giapponese si allarga perché il crunch time dei videogiochi è la stessa cosa, no? Stavo per arrivare là. Chiariamo un punto che secondo me è fondamentale. A me, se mi chiedete se il lavoro del fumettista è faticoso, io vi dico che comunque non è lavorare in miniera, e è vero. Okay. Ci svegliamo tendenzialmente all'orario che vogliamo, facciamo il lavoro che amiamo, è bellissimo. C'è quella frase meravigliosa: fai il lavoro che ami e non lavorerai mai un giorno in vita tua. Sì, Certo. insomma, nel senso, Penso anche allo streaming come chi lo fa di lavoro, cioè. È è roba che alla fine c'è faticoso. gente che va in terapia perché dopo un po' crollano. Cioè, io mi sono trovato a consegne strette a dover scrivere roba tipo Come 20 no? ore al giorno. Ho La fatto notte. un paio di libri, mi ricordo qualche anno fa ho fatto un libro che sono stato
tipo 3 mesi senza mai alzarmi dal tavolo. Mi sono fatto Natale, Capodanno, tutte le feste inchiodate al tavolo. Al Capodanno mi sono sentito male, ho vomitato, tanto ero rovinato sul tavolo a disegnare. Non ti sto a dire che è come spaccasse la schiena in miniera e Non respirare è come tossici. andare ai torni o non è come fare lavorare un altro Però no, forno. non è proprio una festa quando lavori in quelle condizioni. Tanto è vero che la gente muore. E il crunch time è uguale. Ci abbiamo una pretesa di qualità nei videogiochi assurdamente alta. Io stesso, tu, vogliamo i giochi È la perfetti. questione delle salsicce, no? Ci piacciono le salsicce, ma non vogliamo vedere come le fanno, Sì, ma fondamentalmente. poi ci abbiamo una pretesa infinita. Lo vogliamo subito? E non tolleriamo che se ci dicono, guarda, devi aspettare altri 6 mesi perché non è pronto, e vedi la gente che si dà le coltellate. Poi leggi le notizie del crunch time, delle condizioni di lavoro impossibili nel mondo dei videogiochi, nel mondo dei videogiochi si sta a ribellare a questa logica, e fai, Madonna, che scandalo. Cazzo, o il gioco subito e il crunch time, o cazzo, il crunch time è una cosa brutta, non va perpetrata, e quindi il gioco quando è pronto. L'industria sta Sì, a perché cercare, cioè, non poi ci sono sempre delle pretese tu altissime. Poi il crunch time, poi è una cosa. Se il gioco è bello, se lo perdonano anche. The Last of Us 2, sì, ci sono state le polemiche sul crunch, ma sono durate due scroll. Quelle su io quando tu Cyberpunk. guardi Last of Us 2, la dinamica della corda, no? Non so se te la ricordi, la No, io dinamica della della corda. dinamica delle espressioni generate dal contesto, quindi qualcuno ha Certo. programmato quella roba là, la dinamica dell'acqua che si asciuga, Sì, lo zainetto, il peso dello zainetto che dell'accostamento. si sposta, lei che se va indietro gira la testa perché controlla, le dinamiche della fisica della corda sono meravigliose. Quella è sangue di qualcuno, è vite di tante persone che sono state lì a programmare quella cazzo di corda che magari manco vedi o magari manco ci fai caso e che ti servono a creare quell'illusione. Se Last of Us avesse detto, oh, ci serve un altro anno, era tutto giusto. E non c'era niente da E sindacare poi lì devi perché capire se ha sbagliato qualcuno al programma lavori, se hai avuto un caso. Ragazzi, fare videogiochi è un casino poi, cioè. Se sì, ma fuori anche fai manga è fumetti, anche difficile. fai film, cioè so lavori incredibilmente lunghi, complicati, che per ottenere quel tipo di eccellenza che ormai pretendiamo. Io quando gioco a Resident Evil 8 mi fa incazzare, perché la tenda è di cemento, le bottiglie non Lo si so, l'ho muovono. letto. E la roba mi fa incazzare, non c'ho il tipo di eccellenza che pretendo, ma quel tipo di eccellenza costa tempo, denaro e sacrifici delle persone. Quindi io potrei dire, oh, preferivo che usciva che fosse uscito tra un anno e fosse stato il gioco che speravo, ma non posso pretendere che esca domani e che Ma il sia poi. punto lì, anche su robe tipo Cyberpunk, qua non sono tanto i fan che si incazzano. Il problema grosso sono chi ci ha messo soldi e la borsa, è lì che ti freghi. E Certo, quando poi. arrivi al punto in cui sei quotato, se il gioco non esce sto anno, entro quest'anno fiscale, ci abbiamo Sono tipo cazzi, so sono cazzi cazzi. da cacare per tutti e niente, niente, niente benefit. O comunque non so se hai visto quest'anno come è andata ai capi di CD Projekt, tanto male non è Certo. andata. No, no. Però se io faccio il conto, che ne so, dell'autore che col suo libro tiene in piedi la casa editrice, quindi ogni anno deve fare un libro, per forza. E poi le dici, beh, però stanno un po' debole. E grazie al cazzo! Se non Ti fa vedo il libro, particolarmente colto da questa porca cosa. puttana! Se non fa il libro, te lo inculi perché non ha fatto il libro. Ah, mi stai a tradire, hai fatto i soldi, ci sei inculi più di pezza. Se non fa il libro, sì, ma a me mi salta l'anno fiscale. Magari quell'anno quello non c'ha un cazzo da dire, o Che poi non. appunto la questione è anche creativa, cioè non è che stiamo a spostare le robe in un magazzino per dire, cioè a volte faccio fatica io a scrivere una roba e tutto sommato scrivo quello che fanno gli altri, figurati che si deve portare avanti incastrica cose, cioè è un'altra roba. Si può aspettare un'opera piena vita, la Torre Nera di cui parlavamo prima. King ci ha messo una vita a terminarlo, una vita letteralmente. Va bene così, pure se non l'avesse terminato, andava bene così comunque. So cazzi suoi quando lo scriverà. Martin ha scoperto i casinò e le squillo di lusso. Ma bella per te. Tanto c'è un discorso, una domanda che ci facevano interessante sulla questione della morte degli autori, che
che in effetti mi fa un po' riflettere, perché dice, la fraternizzazione con gli autori, cioè sinora è chiaro, no, che tendenzialmente succede con persone da noi distanti, ma i social ci hanno avvicinato, Twitch ci avvicinerà ancora di più per certi versi. Cambierà qualche cosa anche nel modo in cui percepiamo gli autori? È cambiato anche, ma oltre che nella morte, dico anche nella vita. Cioè ormai gente che ti può venire a dire: ascolta, tu sei il mio dipendente perché io compro un Dylan Dog, per esempio, che è un grande Allora, classico. non è ancora successo in maniera radicale, nel senso che gli autori giovani che sono morti c'erano tutti profili social molto blandi, non erano forti personalità che dici la seguiva, la conoscevo. Quindi secondo me comunque è un fenomeno circoscritto, perché noi conosciamo molto bene una porzione di autori molto circoscritta, cioè quelli che Certo. hanno voglia di comunicare e di parlare, che non sono la maggioranza. Quando succederà, noi saremo la quantità di materiale infinito che sarà frutto, a che servirà? La gente tirerà fuori la frase figa, ricordo figo, e l'altro tirerà fuori la volta che eri stato un coglione per dire: no, è vero, sono un falsantino di un coglione! E Ah, sì. porterà, perché non c'è il diritto all'oblio di niente, no? Quindi ogni cazzata che abbiamo scritto, detto, rimane sui social e ci verrà rinfacciata nella morte. Non penso che sarà bella la morte No, del non primo sarà personaggio. molto, molto bello, sì, No, tendenzialmente. non Tra credo l'altro che abbiamo sarà avuto bello. combattiato, ho visto che tra l'altro c'è stata questa duetta di morti, tra l'altro per molte persone era anche il bello vedere tristi per entrambe le cose, ma dire a volte la cultura popolare sia veramente Beh, io ho una roba visto anche degli trasversale. articoli che le hanno unite. Valtorta su Repubblica è riuscito a fare un articolo che univa Un le due capolavoro. cose. Sì. No, scusa, no, no, Valtorta, perdonami, Luca. Era su Bettesta, c'era un articolo che univa la morte del Battiato e la morte Bettesta a tua. volte ora ha preso ste pieghe strane, non so perché. Da una parte fa degli articoli bellissimi con quelli sui Simpson, e dall'altra a volte leggo delle cose un po' così. Sì, ogni tanto lascia un po' perplesso, però adesso i bookmaker aspettano il terzo, le Già, morticelle tendenzialmente è sempre triplette, è sono vero. sempre Sì, sì, tre, sì, quindi sì, adesso si sì, sì. sono scatenate di Ah, qui ci nuovo. dicono: io ho visto persone, vabbè, Battiato era vecchio, poi povero Miura che era giovane. Ammazziamoli vecchi, allora, evidentemente. Mandiamoli a Ma poi, camminare sul pack. no, vabbè. Ma Cioè, poi io ti dico, a me la morte di Miura mi ha toccato tanto per tutto quello che mi ha dato, non per quello che speravo vedessi ancora. Cioè, a me dispiace che sia morto Kentaro Miura, perché è uno che già mi ha dato un sacco di roba, non che me, cazzo, è morto e non me potrà dare ancora. sì, è lì che ti incazzi. Io dicevo, Battiato ha fatto quel che ha fatto, c'ha 80 anni. Poi E dice, ma invece. mica ce, gli artisti mica ce li regalano, li paghiamo? No, li pagate all'editore. Ok, li A meno pagate che proprio non vai all'editore. al banchino Sì, a meno che autoprodotto. non è in autoproduzione, la state a pagare all'editore. E quell'editore è tutto al discrimine che ti fa la separazione, perché l'autore non lavora per te, perché lavora per l'editore. L'editore può pagarlo pure se il fumetto non vende, pure se ci possono essere mille motivi perché un editore paga un autore. Quindi non è che se tu non compri il fumetto dei tal dei tali mi tolgono a me 3 euro dallo stipendio. Quindi già chiariamo questo punto. E allo stesso tempo, quando uno dice l'autore ha regalato al mondo sta cosa, sì, perché l'ha fatta, il gesto di volerla fa è già un regalo infinito. Se poi la cosa è bella è proprio un regalo monumentale, e comunque tu la paghi all'editore, è l'editore che te la vende, l'autore l'ha fatta, l'ha già donata al mondo. È vero, è stata una storia abbastanza veramente assurda. Tanto, ovviamente tu dicevi, se dovete comprarvi adesso Berserk, prendetevi le edizioni Sì, quella Dark, enormi. per me la più bella è quella della Dark Horse, perché la Maximum, che è probabilmente l'edizione migliore della Panini, è sostanzialmente introvabile i primi numeri e costano su eBay una roba inqualificabile. I libri della Dark Horse con 39 euro vi portate a casa il libro perfetto. Io poi preferisco la traduzione dei nomi dal giapponese che hanno scelto gli americani, quindi Guts, Griffith, rispetto a quella italiana, per quanto non è che sia brutto Gatsu, No, cazzo, ci può anche stare. non è che mi dispiace, però quella Dark Horse, vabbè, tanto è in simil pelle, quindi la battuta è pelle di infante subito, visto il tema del fumetto, nerissima col marchio sopra.
Cioè, Sì, che poi strappato secondo me, ecco, pressione. tornando a Miura, una delle cose più belle che faceva lui in quel periodo appena arrivato era proprio di, cioè, non aver compromessi. Magari, sì, ok, Kenshiro, le persone cattive, però, cioè, nei primi Era volumi, Gonagai. esatto, Nagai, nei primi volumi c'è cioè, un bambino impalato portato così, cioè. Quello è lo spirito. Per me, per forza, è una botta, no? Nel senso, riesce a mettere la follia, la violenza e i toni cupi del miglior Gonagai con un tratto che va a evocare tutta una serie di cose, appunto, da Kenshiro a Dore. È un'esplosione devastante, proprio Tanto, come cioè, idea. ma quanto gli piaceva poi citare i Nagai proprio con quella faccia di profilo di lato con l'occhio un po' Sì, con lumido l'occhio e il messo ghigno, così, sì. ma anche le espressioni violente, magari c'è Con tutta l'opera. l'ombra con l'occhio e basta che si vede bianco, tutte quelle cose lì, sì, È tosto. una roba di una potenza incredibile. Che poi Tra l'altro, leggi gli quando muore atti. Nagai, io mi ammazzo direttamente. Proprio direttamente. Cioè, se ci pensi, ma proprio, cioè, negli albi, almeno riguardando adesso, cioè, aspetti proprio il momento in cui improvvisamente c'è la pagina doppia con lui che fa sta spadata e divide qualcuno. Beh, il Cioè. fumetto si chiama Berserk, è un'incarnazione perfetta, no? Nel Sì, senso, sì, 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 sì. l'idea dell'esplosione di violenza, quando Gatsu finalmente si incazza e brandisce la sua spada, che non è una spada, e di solito sai che arriva a quel momento incredibile. Ma poi non parliamo pure delle pagine nere, perché la prima eclissi è una roba che ti stacca la mandibola, per quanto è cupa, quanto è disperata, quanto è senza speranza, cioè stai lì e fai no, ti prego, Griffith! No, veramente, cioè, è una roba. Ma poi, che poi è incredibile come appunto a volte riesci a infilarci dentro roba e dici, beh, ma questo l'ha veramente preso da Mars Attacks, eppure dici, Sì, cioè, che sarebbe francamente ridicolo, no? ma da Anche perché qualunque Mars altra parte Attack è diresti, invecchiato ma che male. E invece lo trovi lì e fai, ma sì, ci stava bene. Ma adesso, voglio dire, se ho digerito Boy George su Kenshiro, posso digerire qualsiasi cosa, se la fai figa. infatti, cioè, se non è quello il problema, anzi, cioè, appunto, hai avuto veramente di tutto. Se c'è qualche domanda, tema di quello che ha fatto, quanto e come ha influenzato quello che si trova ora? Beh, tantissimo. Beh, allora, la più grossa influenza è sicuramente From Software. Sì, Goblin Slayer, ti direi, Goblin Slayer serenamente. in maniera infinita, perché Goblin Slayer è proprio una roba, è un berserk per... A me piace tantissimo Goblin Slayer, però è proprio il berserk per dummies, no? Sì. C'ha tutti gli stilemi carini, poi c'è questo personaggio che chiaramente c'ha un debito grosso come una casa con Gatsu. In Italia abbiamo dei romanzi, aspetta che ti dico anche i titoli, che a me mi sono sempre piaciuti tanto. Aspetta che ti dico i La titoli. spada di Cloud arriva prima allo La spada di Yen, Cloud arriva prima, sì. eh? Arriva se non in contemporanea, più o Sì, meno poi. ma io ho sempre pensato che Gatsu avesse quella spada per Per Final Final Fantasy. Fantasy. Allora, c'è il ciclo di Anna Altieri, che è uno scrittore italiano morto qualche anno fa, che si chiama Ah no, è il vero, ciclo. beh, sì che è dell'89, no, arriva dopo, hai ragione. Arriva dopo Final È Fantasy. arrivato Faccio dopo sempre Final Fantasy. confusione con la mia, con l'uscita italiana. No, Final Fantasy Eh è del 97. là, Però è sì, per forza. dell'89 Eh sì, Berserk. per forza, allora è il contrario. Allora Dicevo, sì. c'è questa trilogia di quest'autore italiano che si chiama Anna Altieri, che si chiama Magdeburg, che il protagonista è Gatsu. Fatto è finito. Sì, Sì, cavaliere nero nella Guerra delle Rose che cammina con tanto de Sulla balestra cintura. sul braccio. Ah, ok, allora proprio spudorata sta Sì, roba. è proprio Alan che si era innamorato di Berserk, ne fa una versione pseudo-realistica ambientata nella Guerra delle Rose, Magdeburg Magdeburg. l'eretico. Sì, esattamente. E quelli sono i romanzi del Berserk, ma anche lì c'è Troisi che inizia a scrivere, è una super fan Sì, di Berserker, di di. Berserk, infatti ha fatto tantissimi interventi da ieri.
Possibile che metta la sera in mano a qualcun altro? Sì, Hai l'hanno già voglia? mezzo detto, l'hanno già mezzo detto. A me non me ne frega sinceramente niente, nel senso, come dicevo prima, non mi interessa nulla di un finale, figuriamoci di un finale apocrifo. Secondo me i fan dovrebbero capire che autori come Kiroda, che continuano a rimanere pseudo costante da anni a lavorare, sono Sono l'eccezione alla l'eccezione, regola. non la No, regola. ma Oda non è neanche l'eccezione, nel senso Oda ha avuto dei problemi di salute gravissimi e la casa editrice gli ha detto adesso d'ora in poi ogni 4 settimane ti devi fermare e devi prendere una settimana di pausa per riposarti. Eppure lì è un problema anche culturale, psicologico, di persone che sono state iscritte ad un sistema da cui non riescono proprio a uscire, non riescono proprio a capire che ci deve essere una possibile uscita. Cioè, questa roba le ammazza la gente. Cioè, un esempio ideale nel Giappone, Akira Toriyama ha fatto i soldi? Oh! Io adesso vivo sereno, do tutto al Bill Studio, tanti saluti. Cosa dicono? Aspetta, dice, ma l'idea sarebbe per interrompere la serie in caso di indicazioni bozze, è un volume, una serie che racchiude e approfondisce, magari anche le espande. Dai, un volume finale di bozze lo puoi anche fare, per carità. Si Ma può. no, ma io Te credo che continueranno a fare pensi, storie. spremeranno sta roba fino alla Sono fine, tanti, so intanto. so tanti soldi e possono veramente alzare i ritmi produttivi adesso. Eh sì, perché se fanno tutto su indicazioni. No, ma poi non so più, prima erano costretti a Sottostare al tratto e lavorare alla sì, visione, sì, certo. e alla cosa, adesso no. Inoue è un altro che ci sta a giocare la vita sul lavoro, no? Si è dovuto fermare perché è stato malissimo per tantissimo lavoro e è con lì che... Oggi come oggi, no, Inoue è diventato un autore discontinuo, ma non fosse stato male, avrebbe continuato a lavorare come un pazzo, come ha sempre fatto. Dicono che l'ispirazione di Miura fosse Gotz von Anche, Berlichingen, tra le tante, però sì. principalmente lui ha sempre portato quei romanzi fantasy che dicevo all'inizio, però le influenze sono veramente mille, cioè già togli l'armata delle tenebre, hai tolto metà delle influenze che c'erano all'inizio. Mi Togli sa anche a Kishiro e ne me. togli un'altra metà. Ma Medio infatti fan, poi. medio giapponese continuerà ad essere Berserk senza il suo odore? Boh, immagino di sì. Immagino Che secondo me. Che secondo me di sì, sbaglio. perché l'abbiamo visto questi giorni, no? Nel senso, il punto è diventato, ma come finisce? Quindi saranno comunque lì. Sì, questa cosa della closure veramente ce la siamo. Che spesso è anche una cosa che quando si nobilita è un'opera mediocre alla fine. Se ci pensi Sì, ha una ma buona poi fine è invece. sempre tutto collegato a, che ne so, alla mania per gli spoiler. Una volta non eravamo così terrorizzati dagli spoiler, perché adesso sì? Perché siamo ritornati a essere i lettori che leggevano i romanzi a puntate, un popolo semi-letterato, esposto alle storie che non bada al percorso, non bada allo stile, non bada al come, ma è interessato solo al cosa. E per quello che dico, secondo me, si potrebbero produrre molto serenamente dei riassunti. Produci dei riassunti e vai sereno. Anche L'autore del film di perché Pokémon? Berserk, se ci Ok. pensi come Nuce, è facile, dai, no? C'è uno, figlio di un bastardi, c'è un figlio di uno, così, va in guerra, si deve vendicare. Poi L'autore del film di Pokémon se la vedeva bene il rapporto con l'opera, il mercato, l'alcolismo, depressione e malattia. Non so se intendevi Pollon, perché non sapevo niente dell'autore del film di Tajiri non Pokémon. sapevo nulla. L'autore di Pollon ci ha avuto varie rogne, tra cui però anche delle rogne legali di cui non parla nella sua biografia. Elden Ring, è vero, tanto c'è pure la questione del Cazzo, braccio mosso, pure Elden Elden Ring fino al midollo. Ring. Ancora non si è visto nulla, però insomma. Per esempio, vedi, From Software è un'azienda che se ne frega abbastanza. Ti ha mandato un trailer, fine. Sì. E quando Uscirà esce? quando uscirà. Uscirà Però quando uscirà. lì, sai, bisogna vedere perché poi gli altarini delle software house escono fuori sempre quando qualcuno Parla, alza la voce. E lì sì. sono tutti giapponesi in front, quindi chi alza la voce in una situazione del genere? Ma figuriamoci. Sarà un dettaglio tra mille, ma una partita di Berserk mi era sempre impressa. Sono le orecchie a punta di gazza. Sì, che forse c'era una spiegazione, forse no, però stanno lì. No, Che all'inizio poi se non. ci pensi, no, nella non chiusura c'è anche il mito.
Ma io, vabbè, io come ho scritto ieri, a conti fatti, secondo me questo è il più bel finale che si poteva avere per Berserk. Da una parte, perché noi comunque ci costruiremo un finale nostro e sarà bellissimo. Dall'altra, perché rappresenta effettivamente tutto quello che è Berserk, una sconfitta rispetto a qualcosa di immanente che non si può sconfiggere. Cioè, l'unione tra autore e personaggio diventa quasi totale. Vero, vero, vero. D'altronde sarà bello quasi quanto il Dune di Jodorowsky. Sì, Altra cosa esatto. bellissima. Quanto era bello il Il Dune di Jodorowsky è un capolavoro, è un capolavoro. Tanto non l'abbiamo visto. allora, non ne Dai. sapevo niente di questa cosa del film di Pokémon, del regista del film di Pokémon, però l'autore del film di Pokémon che cercate di mettere messaggi maturi nei film di Pokémon forse sbagliava il contesto. Sì, diciamo che o comunque non era detto che fosse esatto il contesto Forse era adatto. sbagliato il contesto, contenuti maturi nel Che film di poi esatto, Pokémon. del libro di Jodorowsky, cioè del Dune di Jodorowsky c'è un libro, c'è quasi introvabile anche con tutti i bozzetti. No, no, O l'hanno si ristampato trova? da poco. L'hanno ristampato da poco, ci stanno come al Eccoci, solito tutti i bozzetti. è finita, devo andare a comprarlo. A posto. Ci stanno tutti i bozzetti di. Oh, ciao Kenobit! Ciao Kenobit, come stai? Penso bene, penso bene. E vabbè, ragazzi, che ti devo dire? È stata una bellissima chiacchierata oggi. È venuta proprio fuori una cosa molto bella. Settimana prossima torniamo a più miti Sì, torniamo a consigli. parlare di videogiochi Torniamo a parlare di Quake. No, parlare di Quake. esatto. Che rappresenterà la morte Quake. artistica di Romero, ma questa è un'altra storia. Però lì, per esempio, è un discorso in cui il crunch time diventa una discriminante fortissima, no? In cui la visione artistica, le necessità del prodotto, del mercato, le necessità dei fan si scontrano e diventa un primo enorme problema per tutta l'industria. Quindi direi che è un bel problema, come al solito, eliminiamo i fan. Esatto. Comunque il libro di Jodorowsky, del Dune di Jodorowsky, si chiama proprio Jodorowsky's Dune, mi sembra. Eccolo Sì, qua. Tanto ma non è stato ristampato non da tanto. è anche un documentario, sì, mi pare. Però si chiama proprio Jodorowsky's Dune. Quindi fate facile, facile. Ora me lo vado a cercare Però mi anch'io, tanto. dispiace per quanto io sia a posto così, che sia morto senza togliersi il peso di quello che stava scrivendo e disegnando, e poi adesso un po' di serenità libera la Ecco, quella è rivalsa. l'unica cosa che si può dire. Guardi le testimonianze sue e fai: porco puttana, che Si poteva vita di vedere i ciliegi. merda! Si poteva vedere i Sì. ciliegi finalmente. E vabbè. No, veramente una roba che fai boh. Ti vorrebbe andiamo come Britney Spears, no? Il movimento Free Mangaka. Tanto che Britney Spears è visto. Ora, ultimamente è uscita una roba su tutto quello che ha dovuto gestire in quel periodo. E la gente diceva: ah, ti sei rasata perché sei una sfigata, perché non reggi. Ma fai la bella vita. Quindi vabbè. Vabbè. Lasciamo perdere, va. Lasciamo perdere. Signore e signori, è stato veramente un piacere. Dai. Bellissima puntata oggi. Grazie a tutti, grazie a te Roberto. Ci sentiamo Io settimana vi prossima. E informo ufficialmente che da oggi cammino con una stampella. questa è una bellissima notizia. Da che dovevi tipo andare in giro, tipo, non lo so, eri praticamente ridotto a camminare. Non sei capito che cazzo fosse Adatto, successo? dove cazzo vado? Sono perso del lavoro, appunto. Vedi, giusto appunto, perché la scusa non regge più, ora ti sei fatto male, ti tocca. Dai, No, infatti. appunto. Vabbè. Dai, ciao Dai. a tutti, buona Grazie, serata. ciao ciao. Ciao ciao.